Un saluto grandissimo e gigante di cuore alla notte della Taranta. Bacioni. Allora, vi mando un grandissimo saluto a tutti quelli che organizzano la notte della Taranta. Fate sempre una figata, ma lo sappiamo già. Salutiamo Gemellaggio con gli amici della notte della Taranta. Ah, sì, come no. Gemellaggio, Sanremo non lo so, però sarebbe... Gemelliamo adesso. Ciao amici. È ufficiale, siamo gemellati. Quindi c'è un filo diretto da tenere sotto controllo, ma il Festival di Sanremo c'è da 74 anni. La notte della Taranta da molto meno, ma sta crescendo esponenzialmente, con una velocità che all'inizio era difficile immaginare. Quest'estate, alla fine di agosto, il 24 di agosto, ci sarà la prossima edizione, secondo me è da tenere sotto controllo. Per me il pop deriva da musica popolare e quando qualcosa arriva al popolo è qualcosa di vincente, che sia un programma televisivo, una canzone, un film. Quindi ben venga, e quando ho potuto portare a Sanremo la musica popolare l'ho fatto con grande gioia. Ah, 24 agosto. Se ci vuoi venire a trovare. Ma ragazzi, io ci porto Fiorello. Assolutamente. Secondo me è lui che porta me. Il Festival di Sanremo è la grande messa laica invernale, credo che la festa della Taranta sia... la bellissima festa laica estiva, a parità di campioni che vi si esibiscono, e tanti che hanno avuto in comune l'una e l'altra manifestazione, e non è detto che stavolta non vinca qualcuno che recentemente è stato proprio alla festa della Taranta. E poi c'è questo concetto meraviglioso di contaminazione che forse è più vicino alle caratteristiche della notte della Taranta che non del Festival di Sanremo, che però facendo lo suo mi sembra che abbia avuto una grande fortuna. Un gemellaggio meraviglioso nel nome della musica. Un saluto agli amici della notte della Taranta. Mi piacerebbe molto farlo con altre. Bacio, ciao. Appuntamento il 24 agosto a Melpignano per la notte della Taranta, una serata di contaminazioni, di bellezza, di magia e soprattutto di amore. Allora, quest'anno il Festival di Sanremo è un festival in cui si balla tantissimo. Ok, quindi se dico che si balla, che cosa mi viene in mente ancora? Dove si balla? A parte D'Argento Amico l'anno scorso, in Puglia con la Taranta, è proprio, cioè, uno chiama l'altro. E visto che metà degli artisti che ci sono quest'anno sul palco, non solo quelli salentini, Mengoni per fare un nome, dalla notte della Taranta sono passati, facciamo, non lo so, un mistone, il festival della Sanremanta, una cosa del genere. No, si può fare? Facciamolo. Ciao a tutti, sono super felice di poter mandare un grande bacio a tutti gli amici della notte della Taranta. Mi raccomando, anche quest'anno, 24 agosto, a Melpignano, non mancate, perché sicuramente ci sarà uno spettacolo incredibile, come sempre. Baci. Alla fine, per assurdo, insomma, anche sono due cose molto molto diverse, ma la musica popolare in Italia si celebra inevitabilmente a Sanremo, ma poi si celebra nella sua parte, come dire, dal vivo e in modo così potente solo e unicamente a Melpignano, nella notte che noi amiamo tanto. Un bacio a tutti gli amici della notte della Taranta e un abbraccio al mio Salento. Grazie. Mua. Sarebbe da capire se, oltre all'esito di chi vincerà il 74esimo Festival di Sanremo, noi da questa esperienza sanremese del 2024 non possiamo anche provare a indovinare chi sarà il maestro concertatore della Taranta il 24 di agosto prossimo. Perché? Perché Taranta e Sanremo si stanno sostanzialmente sposando, per il momento è un matrimonio di fatto, perché quest'anno Sanremo si è aperto anche alle lingue dialettali, no? Con Giolì che addirittura è in concorso con una canzone napoletana. Possiamo immaginare che magari, appunto, un maestro concertatore, diciamo, d'origine sanremese potrebbe avere all'ipotesi che magari l'anno prossimo uno dei tanti talenti salentini potrebbe presentarsi magari in lingua salentina a Sanremo per l'edizione numero 75. Ciao a tutti gli amici, ragazzi, della notte della Taranta che lo aspettano, quelli che non mi aspettano no. Saper vivere con leggerezza non significa essere stupidi, ma essere davvero persone civili che sono capaci di costruire un mondo diverso. Quindi Melpignano il 24 agosto, notte della Taranta, un ponte meraviglioso e ideale che lega la Liguria alla Puglia e che lega tutta quanta l'Italia, è la cosa migliore. A tutti gli amici della notte della Taranta vi mando un mega bacione a tutti, ragazzi, speriamo di vederci prestissimo.
ciao. Gli amici di Melpignano, perché sono dei abilissimi organizzatori, poi riescono a convogliare della gente che magari non è interessata alla Taranta e alla cultura della Taranta, però quando si sta lì si sta bene. E poi c'è una città che ho visitato anche a ottobre, che è Lecce, che ci ruba l'anima proprio. Arrivate. Ciao amici, un saluto da Samuele Palumbo a tutti gli amici della Notte della Taranta. Speriamo di vederci quest'estate. Ciao! Un saluto e un bacio alla Notte della Taranta. A Mannoia, Marco Mengoni, Mammut, Diodato, Il Volo, Emma, Alessandra Amoroso, Negramaro, Arisa e Gianna Nannini. Dal Festival di Sanremo al Festival della Notte della Taranta, un festival ricco di contaminazione, ricco di tanta bella musica italiana. Tutti sono passati dalla Notte della Taranta e allora noi cosa facciamo? Vi aspettiamo il 24 agosto al Melpignano. Ciao ragazzi della Notte della Taranta, sono Big Mama e vi voglio mandare un bacino. Notte della Taranta, beh, perché chissà, prima o poi ci ritorniamo. Ciao. Non perdetevi la Notte della Taranta il 24 agosto al Melpignano, mi raccomando. Tanto a tutti i miei amici pugliesi, perché io adoro la Puglia, ci venivo da piccolo, ci sono andato da grande e ci verrò da vecchio. E vi adoro perché siete bellissimi, bellissimi sia come aspetto che come persone. Vi amo. Ciao ragazzi, sono Clara, sono a Sanremo e volevo salutarvi e spero di vedervi il 24 agosto alla Notte della Taranta. Un bacio. Un bacio enorme a tutti gli amici della Notte della Taranta da Gaia. Ciao. Amici, un saluto a tutti i frequentatori della Notte della Taranta. Ciao! Amici della Notte della Taranta, vi saluto e vi vengo a prendere. Ciao! Un saluto alla Notte della Taranta e mi raccomando, partecipate in molti il 24 agosto a Melpignano. Ciao! Vi aspettiamo alla Notte della Taranta! Sapete che adoro il ballo, no? E adoro ovviamente la Puglia. Quindi un grande abbraccio, un saluto a tutti i ragazzi della Notte della Taranta. Presto vi raggiungerò in Puglia. Insegnate questo ballo pazzesco. Ciao, un saluto e un bacio alla Notte della Taranta mitica. Da Paola. Da Chiara, ciao. Vi do l'appuntamento alla Notte della Taranta il 24 agosto a Melpignano, nella mia amatissima Puglia. Vi aspetto. Da Sanremo, un mega saluto alla Notte della Taranta, il festival di musica popolare più importante d'Italia, proprio da Sanremo, dove ci sono tantissimi artisti che il 24 agosto saliranno su quel palco a Melpignano. Stiamo parlando di Mammut, del Volo, di Emma, di Negramaro, di Fiorella Mannoia, tantissimi. Quindi vi aspettiamo in tantissimi, mi raccomando. Da Sanremo e soprattutto dal palco dell'Ariston, un saluto agli amici della Notte della Taranta. Ciao ragazzi, io sono Etta e un saluto per la Notte della Taranta. Un grande saluto alla Notte della Taranta, 24 agosto, Melpignano, siateci! Ah! Un saluto alla Notte della Taranta di Melpignano, il festival popolare più importante, l'unico che fa contaminazione musicale. Alcuni nomi degli artisti che stanno partecipando al festival, ospiti di questo importante evento: Mengoni, Mammut, Emma, Diodato, Negramaro, Fiorella Mannoia. Tutti si sono esibiti su quel palco, ecco perché l'appuntamento è il 24 agosto al Melpignano, Notte della Taranta. E beh, da musica a musica, dal Festival di Sanremo alla Notte della Taranta, come ogni anno un saluto affettuoso agli amici della Notte della Taranta, augurandovi un 2024 pieno di musica, di balli, di allegria e che dire. Noi vi aspettiamo a Sanremo e prima o poi verremo a trovarvi alla Notte della Taranta. Ciao! Da Sanremo alla Notte della Taranta il passo è breve. Il fil rouge che unisce i due festival è la contaminazione musicale. Tanti gli artisti che sono passati su entrambi i palchi e chissà chi vedremo nella prossima edizione della Notte della Taranta il 24 agosto a Melpignano. Ci vediamo lì!